Sei il migliore? In uno dei libri che ho sfogliato ultimamente ho letto questa affermazione che mi ha colpito e voglio condividere insieme a te. Se non puoi essere il migliore nel tuo core business, allora il tuo core business è sbagliato. È un'affermazione molto interessante perché mette davanti a qualunque cosa la qualità che noi siamo in grado di offrire al mercato. Di conseguenza, se non siamo il migliore al mondo nell'offrire un determinato prodotto o servizio, siamo nel mercato sbagliato ed è, dal mio punto di vista, eccessiva come affermazione, però è interessante notare come sia presa la qualità del prodotto o servizio che offriamo e sia, diciamo, portata a livelli veramente alti. Ed è un problema oggi che è abbastanza sentito perché ci sono tanti liberi professionisti che, pur di riuscire ad avviare la loro attività, si entrano nel mercato offrendo un servizio di qualità, non voglio dire scadente, ma diciamo abbastanza basso. Ma si prezzano molto alti per cercare di far percepire una qualità elevata. Il problema è che quando si entra al mercato in una situazione del genere, innanzitutto il cliente sarà scontento perché ha delle aspettative che sono sostenute anche da un prezzo alto, perché come vi ho già detto, un prezzo alto a livello di percezione riflette un'alta qualità, ma poi se i risultati non arrivano, purtroppo il cliente si arrabbierà e un business di questo tipo non è assolutamente sostenibile. Inoltre, la stessa affermazione va assolutamente presa con le pinze, perché essere migliore al mondo nel fare qualcosa non significa necessariamente dare un prodotto migliore, immaginiamo nella ristorazione buono, ma dipende da quello che effettivamente stiamo vendendo. Ad esempio, prendiamo McDonald's, il suo scopo non è quello di dare dei panini buonissimi, ma di dare dei panini a basso costo in maniera molto veloce. Quindi, sono i migliori al mondo nel fare questo? Probabilmente sì. Quindi, quello che dobbiamo fare è capire quello che effettivamente offriamo al mercato, qual è il nostro costo, perché anche quello va a influire in questa, chiamiamola, equazione, e di conseguenza capire se la nostra offerta, quindi vista a 360 gradi, è effettivamente forte e con pochi concorrenti. Se la risposta è sì, siamo in un'ottima situazione, soprattutto se c'è domanda, perché quello lo diamo per scontato. Se la risposta è no, invece, perché hai concorrenti che offrono un servizio migliore del tuo, ad esempio a un prezzo pari o inferiore, allora questo può diventare un problema. E ovviamente do per scontato che il servizio offerto sia sempre di qualità medio-alta, perché nel mercato di oggi un prodotto di qualità scadente difficilmente riuscirà a sopravvivere. Quindi oggi chiediti questo: che tipo di qualità offri ai tuoi clienti? Sono soddisfatti del tuo lavoro, di quello che ricevono oppure no? Perché quando non lo sono, uno, il prodotto effettivamente non era di qualità abbastanza elevata per quello che loro si aspettavano. Punto numero due, si aspettavano qualcosa di diverso. E purtroppo nella maggior parte dei casi il problema è il secondo. Quindi acquistano un prodotto con delle aspettative diverse rispetto a quello che il prodotto può fare. E in questo caso è importante chiarire prima di iniziare il rapporto con il cliente questo aspetto, quindi definire in maniera chiara quali sono le aspettative e i risultati che si possono ottenere e solo dopo iniziare la collaborazione. Quindi rifletti su questo, fai un'analisi della tua attività e passa all'azione. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Altrimenti, se il tuo prodotto non è di qualità così alta, forse sei semplicemente nel mercato sbagliato e hai bisogno di cambiare mercato. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!